16esima edizione del torneo di beach soccer Marina Piccola a Santa Maria di Castellabate, gara inaugurale questa sera alla presenza di tante persone in campo SeaWork, vincitrice dell'edizione 2016 contro Auto Acciaroli. Quindi casacca arancione per SeaWork, casacca scura per Auto Acciaroli. Non tradisce le aspettative della vigilia la gara inaugurale della 16esima edizione del torneo di beach soccer Marina Piccola. Ad aprire l'edizione 2017 è stata una spettacolare coreografia realizzata dagli organizzatori Gerardo Scognamillo, Mirko Piccirillo, Attilio Federico, Donato Nicoletta e Giuseppe Villani. In campo la squadra detentrice dell'edizione precedente, SeaWork di Santa Maria di Castellabate contro Auto Acciaroli del vicino comune di Pollica. Il match termina 4-4. Punteggio meritato che rispecchia quanto visto nell'arena di Marina Piccola. Giocate spettacolari da una parte e dall'altra, sugli scudi volpe per la SeaWork ed Amendola per la squadra acciarolese. Ad aprire le danze ci pensa proprio l'Auto Acciaroli in maglia scura, con Amendola che supera un incolpevole Ianni. La reazione della SeaWork con la casacca arancione è affidata ad una conclusione di volpe parata da Garofalo. Gli acciarolesi potrebbero raddoppiare con un tiro al volo di Esposito, nulla di fatto. Mentre la tribuna naturale di Marina Piccola diventa sempre più gremita, lo spettacolo in campo cresce di giocata in giocata. All'11esimo arriva anche il pari, a firmarlo è un siluro di Rizzo. 5 minuti dopo i padroni di casa passano addirittura in vantaggio, sempre con il solito volpe, vero mattatore della serata. Applausi scroscianti per lui. Finale del primo tempo da brividi. Al 23esimo infatti Amendola sigla la rete del pari e sulla battuta però immediatamente ancora volpe riporta la SeaWork in vantaggio per il 3-2 con cui si chiude la prima frazione. Ripartono con il piede sull'acceleratore gli arancioni e trovano anche il 4-2. Sempre la rete volpe a segnare, 3 le reti per lui. Non mollano schiavo e compagni. Ci provano in diverse occasioni finché all'ottavo Amendola non riapre i giochi con un'altra giocata delle sue, 4-3. Al 13esimo Rodio potrebbe riportare la SeaWork nuovamente sul doppio vantaggio, ma Garofalo compie un intervento super. Proprio quando la gara sembra essersi ormai addormentata, arriva la rete del pareggio. Inutile dire il marcatore, si chiama sempre Amendola. Nel finale di gara le due squadre provano a sparare gli ultimi colpi, senza trovare l'acuto decisivo. Pareggio giusto e torneo che si apre subito all'insegna dello spettacolo. Questa uscita di Salvatore Garofalo finisce la prima partita di questa 16esima edizione del torneo. Ricordiamo SeaWork Auto Acciaroli che finisce in pareggio 4-4. Una bellissima partita.